Dopo la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle di Caltanissetta dei consiglieri comunali Schirmendi e Matta, è intervenuto il capogruppo della Lega Oscar Aiello. Noi accogliamo con piacere i due consiglieri ex Movimento 5 Stelle all'interno dei banchi dell'opposizione. Però non basta spostarsi da un partito, in questo caso dal Movimento 5 Stelle all'Opposizione, occorrono segnali di ravvedimento in modo tale che l'opposizione con i due nuovi consiglieri possa essere davvero incisiva anche se ormai manca poco alla fine di questo mandato e occorre guardare invece alle prossime elezioni. Abbiamo ascoltato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marina Mancuso. Naturalmente siamo tutti dispiaciuti di questa decisione assunta dai colleghi, eh, siamo amareggiati eh, ma nello stesso tempo non condividiamo assolutamente la decisione di transitare nel gruppo misto o in qualunque, altro, in qualunque altra compagine politica. Noi abbiamo un preciso mandato che ci è stato conferito dai cittadini e nel momento in cui si dovessero creare contrasti, dissidi che comunque nelle normali dinamiche di gruppo possono certamente sorgere, si fa di tutto per risolvere all'interno questi problemi e se non, non si riesce a risolverli, proprio come estrema razio, si danno le proprie dimissioni. Quindi eh, noi riteniamo che il patto con gli elettori debba assolutamente portare verso una scelta coerente che è quella di lottare fino in fondo per poi eventualmente eh, rinunciare laddove non ci siano le condizioni per poter eh, diciamo, risolvere l'eventuale contrasto. E con ciò, quindi, mh, Auguro sicuramente buon lavoro ai colleghi. E noi non abbiamo un programma per il futuro, l'unica cosa che vorremmo fare è continuare a lavorare eh, sul programma che abbiamo contribuito a realizzarlo e eh, esplorare l'amministrazione a eh, fare gli interessi dei cittadini. E a chi ci dice di dare le dimissioni, io eh, dico che non le devono chiedere a noi le dimissioni, ma a qualche assessore. Dimissioni che sono state chieste già da parecchio tempo e da più. Voci.